Marco Nieddu, prima gara ufficiale, vince il Tortoli 1-0, gol del capitano. Marco Nieddu, è sempre bello iniziare una stagione timbrando con un gol importante che vi mette avanti per la qualificazione, ma non è fatta perché il Budoni è una grande squadra. No, lo sapevamo, era una gara tosta perché comunque loro sono retrocessi l'anno scorso, la squadra è buona, hanno dei ragazzi validi. Poi il gran caldo l'abbiamo sofferto, sia noi che loro. Una partita difficile, molto difficile. Siamo riusciti a vincerla ancora meglio che sono riuscito a fare il gol io. Però va bene, non è finita perché al ritorno sarà un'altra battaglia. Ecco, ti pesava durante la partita il fatto di magari non riuscire a trovare gli spazi per andare al tiro, per provare qualcosa? È stato anche annullato un gol, Mischia in area. Qualcosa di dubbio c'è stato, però vabbè, ormai la tranquillità di... Ci aspettavamo questo tipo di partita, infatti in settimana l'aveva detto anche il mister, perché sapevamo più o meno come avrebbero giocato loro, questa difesa a 5, molto chiusi dietro. Comunque che noi siamo un gruppo nuovo, ci stiamo ancora conoscendo bene, quindi sapevamo che sarebbe stata dura trovare spazi, però è andata bene. Senti Marco, tu fai parte di quei pochi che sono rimasti dall'anno scorso. Come lo vedi questo trapianto, diciamo, di Lanuseini che tu hai incontrato in questi anni, hai combattuto, ci sono state sempre belle sfide. Come lo vedi questo gruppo che sta nascendo? Beh, sicuramente non li devo presentare io, i giocatori che sono venuti sono tutti giocatori che hanno fatto categorie superiori, l'abbiamo visto quando giocavamo contro il Lanusei, sono sempre state partite dure e toste perché il Lanusei è sempre stata una bella squadra. Ora, grazie a Dio ce li ho con me, sono i miei compagni di squadra, sono venuti a dare una mano al Tortoli per provare a fare qualcosa di importante. Ci stiamo provando, sappiamo che non è facile, ci sono squadre come quella di oggi, il Budoni, molto forti, però ci stiamo iniziando a conoscere, stiamo lavorando duramente in settimana. Penso che faremo una buona stagione. Invece, per chi è abituato sempre a giocare, a essere titolare, come si può accettare eventualmente una panchina, visto che siete tanti senior e anche bravi e tutti meritevoli di entrare in campo dal primo minuto? Si può accettare, bisogna lavorare in settimana. Se uno lavora duramente in settimana, poi ci sta anche che la domenica va in panchina, ma se ci sono giocatori del valore che abbiamo noi in rosa quest'anno, ci sta anche che fai panchina, che giochi, bisogna meritarselo in settimana e poi sarà il mister a fare delle scelte. Con non giocate al Fraluci, siete qui a Girasole, una tribuna da 300 posti, sperate di montare qualche altra tribuna da qui a qualche gara trascinando? Mi dispiace non essere al Fraluci perché è il nostro campo, Fraluci e Fraluci, però ormai era impossibile continuare a giocare là. Qua abbiamo un terreno che è spettacolare, sicuramente la tribuna è troppo piccola, già oggi era quasi piena, sicuramente dipenderà da noi riempirla e lì la società sicuramente prenderà delle precauzioni, aggiungerà tribune, non lo so, però quello dipenderà da noi. Senti, invece si indica il Tortoli tra le favorite, i giocatori importanti ci sono, c'è gente che ha vinto, che ha giocato in categoria superiore, come si fa a togliere questa pressione? Non abbiamo la pressione, allora noi sappiamo di essere un'ottima squadra, sappiamo sicuramente possiamo giocarcela fino alla fine, non ci riteniamo i favoriti perché ci sono altre squadre, sappiamo benissimo che è difficilmente chi parte favorito vince sempre, ci proviamo, abbiamo i mezzi.